Dottoressa Aurora 40, qual è il meccanismo dell'innamoramento? Allora, il meccanismo dell'innamoramento è molto complicato, ma molto molto particolare. Innanzitutto, innamorarsi impiega circa 12 aree del cervello, che sono tantissime, nel rilascio degli ormoni come dopamina, adrenalina e ossitocina. Tutte e tre regolano la nota sensazione di euforia dei primi incontri, le classiche farfalle nello stomaco che inducono ovviamente gli stessi ormoni che rilasciano quasi le stesse identiche sensazioni di benessere quasi da uso di cocaina, quindi questa cosa qua è strabiliante. Però molte volte molti pazienti mi chiedono perché quando ci innamoriamo ogni cosa cambia? Sembra che vediamo proprio le cose in maniera differente. Cos'è che succede nel nostro cervello? Allora, innanzitutto si ha l'aumento e il rilascio di dopamina. Quindi una delle prime cose che si nota facendo una scansione proprio cerebrale della persona innamorata è che quando vede il proprio amore pensa direttamente a qualcosa di intenso, è automatico come pensiero. Quindi queste zone sono quelle che contengono il maggior numero di recettori di dopamina, che è un neurotrasmettitore che solitamente viene legato al concetto di felicità e buon umore. Una forte dose di dopamina di questa sostanza rende meno sensibili agli stimoli basilari di sonno e fame. Infatti, non so se vi capita spesso che i primi incontri in cui una persona innamorata gli si stringe lo stomaco che magari non gli viene fame oppure sta sveglio tutta la notte. Questo perché il buon umore carica di energia. Questo vuol dire che fa sentire molto più attivi e più forti. E questo è uno dei motivi per cui durante l'innamoramento, molte persone, come ho detto prima, dicono di non avere né fame né sonno, è una cosa che quasi mi viene anche da ridere. Quindi, quando si prende solitamente una dose simile, ad esempio, a una droga, si attivano gli stessi identici recettori della dopamina. Quindi, diciamo che l'innamorarsi è assimilabile per gli effetti dell'euforia indotta dalla stessa droga. Quando si è in questa fase, ovviamente si provano sempre gli stessi identici. Diciamo le stesse identiche situazioni, però mi raccomando, la cosa fondamentale è di utilizzare cose sempre più funzionali, quindi innamoratevi di più e meno droghe possibili. Seconda cosa, diminuisce il rilascio di serotonina. Questo significa che se la dopamina aumenta nel cervello, del soggetto innamorato, al tempo stesso crolla proprio la produzione di serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore che ha il compito di regolare l'equilibrio psicologico. Quindi è una sorta di freno inibitore per il cervello. Non so se anche lì vi è mai capitato di dire: ah, voglio fare questa cosa, però non è una cosa proprio corretta da fare, normale, etica. È proprio la serotonina che entra in gioco. La riduzione della serotonina negli innamorati è quella che si osserva in altri pazienti con altri disturbi. Infatti, è collegata a quella modalità di pensiero ossessivo focalizzato proprio continuamente sul partner. E secondo noi psicologi, è una delle caratteristiche più specifiche dell'innamoramento. Ecco perché ci sono alcuni cambiamenti comportamentali, come ad esempio l'impulsività vo di voler sentire subito la persona, di voler fare le cose, la riduzione della razionalità, quante cose si fanno senza razionalità quando si è innamorate, tantissime, o atteggiamenti ossessivi, come ad esempio mandare centinaia di messaggi, centinaia di chiamate. E aumenta il rilascio di adrenalina, l'adrenalina è uno di quegli ormoni che si sente spesso in giro, è il classico ormone che si rilascia quando si vanno sulle montagne russe, la scarica di adrenalina. L'adrenalina è l'ormone che predispone l'organismo ad affrontare proprio situazioni di emergenza sul piano fisico ed emotivo, quindi ha, come detto prima, proprietà eccitanti, insieme chiaramente alla dopamina e alla fenitalmina, si miscela in una sorta di cocktail, diciamo chimico, che induce proprio questo stato di eccitazione e di leggera vertigine, simile a quello provocato appunto a dosi alte, ovviamente sempre di stupefacenti. Poi si aumenta il rilascio di ossitocina, altro ormone importante, l'ormone dell'amore. Questo è l'ormone fondamentale, l'ormone del benessere, poiché proprio predispone le coppie innamorate ad avere relazioni molto più piacevoli e molto più soddisfacenti. Quindi a livello affettivo, questo ormone ovviamente accresce sentimenti di fiducia e empatia con il prossimo, quindi aiuta proprio a socializzare molto più facilmente. Questo ormone si rilascia anche durante le relazioni ovviamente amicali e le relazioni comunque con le famiglie. Non so se anche lì vi è mai capitato, quando conosci una persona, di entrare subito in sintonia. È proprio questo ormone che viene rilasciato, che è un ormone importantissimo. L'amigdala, che è un altro, diciamo, un altro piccolo pezzo del cervello molto importante, è il centro proprio della paura del nostro cervello. Non si sente mai in dovere di intervenire l'amigdala perché si attiva soltanto nel momento in cui noi abbiamo paura. Ecco perché quando ci innamoriamo, la paura scompare.
Noi non abbiamo più paura di niente perché siamo sicuri che il nostro partner è lì per noi e ovviamente viceversa. E sarà proprio per questo motivo forse che le persone innamorate difficilmente ascoltano i consigli altrui e quindi il tema dell'amore è sempre una sorta di follia e diventa sempre molto più complicato. Ovviamente queste sono le zone cerebrali che si attivano maggiormente per quanto riguarda l'innamoramento e l'amore. Mi è piaciuto questo video e questa simpatica chiacchierata a quattro mani. Bene, potete iscrivervi al canale, cliccare la campanella perché ne avremo altre di chiacchierate con la dottoressa 40. Se volete contattarla, vi lasciamo il link nel primo commento fissato in alto e ci rivediamo alla prossima domanda sull'innamoramento. Grazie mille per aver partecipato con noi a questa piccola intervista sull'innamoramento. Grazie sempre a tutti.